questo libro intitolato L'Inter del Trap, che è anche soprattutto un bellissimo libro fotografico. Andiamo a parlare dando il benvenuto a Maurizio Pizzoferrato, che è qui in studio con noi. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ben trovato. Giornalista, allora, appassionato di Inter, i nostri ascoltatori lo conoscono bene, nei notiziari sportivi parla di calcio e non solo, ma una passione, quella dell'Inter, che nasce quando e come? Nasce a Milano, la città dell'Inter, nonostante io sia romano, cioè di nascita nasco a Roma, però non avevo nemmeno, come scrivo anche nel libro, neanche un anno quando mi sono trasferito a Milano, e lì, ammaliato dai dribbling di un giocatore che si chiamava Sandro Mazzola, sono diventato interista. E tornando a Roma, all'età di 14 anni, non ho assolutamente cambiato, non ho mollato, anzi ho rinforzato la fede oltre confine, diciamo così. Quindi è sempre stato così, il mio tifo fin da bambino, e mi accompagnerà fino a quello che succederà dopo. Che non nomino. Anche oltre. Mettiamola così. L'Inter del Trap, perché quell'Inter lì ha un posto speciale nel tuo cuore. Ha un posto speciale nella storia dell'Inter, perché l'Inter del Trap è il quinquennio di Trapattoni all'Inter, che va dall'86 al 91. È culminato al terzo anno con un campionato straordinario, quello del famoso scudetto dei record, quando ancora si assegnavano 2 punti a vittoria e non 3. E l'Inter vinse lo scudetto totalizzando 58 punti, solamente 2 sconfitte in quel campionato, con una cavalcata trionfale, per di più in un campionato che vedeva come competitor il Napoli di Maradona, il Milan di Sacchi e degli olandesi. L'Inter aveva i tedeschi, Matteus, Brehme, quindi c'erano varie filosofie di gioco a confronto e tantissimi campioni a confronto, proprio come adesso, no? E, insomma, il calcio italiano era visto come il miglior calcio del mondo, tutti gli stranieri volevano venire nel nostro campionato, e l'Inter, che da tantissimo tempo non vinceva, nonostante il blasone, nonostante l'Inter fosse sempre la squadra campione d'Italia d'estate, perché quando c'era la campagna acquisti si diceva sempre all'Inter quest'anno vince lo scudetto, non riusciva mai. Pellegrini, che allora era presidente dell'Inter, individuò in Trapattoni, anche in virtù di un'amicizia che esisteva, in quanto la Juventus, perché Trapattoni prima di andare all'Inter allenò la Juventus per 10 anni consecutivi, vincendo praticamente tutto, la Juventus andava in ritiro a Villa Arperosa e in un albergo che era di proprietà di Ernesto Pellegrini. Infatti Agnelli fece la simpatica battuta: andiamo nell'albergo del nostro cuoco, perché praticamente facciamo da mangiare alla squadra. Così in maniera, con il suo humor diciamo. L'avvocato. E allora, insomma, Pellegrini fece la corte al Trap, e quando decise di lasciare la Juventus accettò questa sfida. E c'è un passaggio nell'intervista che poi ho fatto a Trapattoni, che il libro ospita, la parte finale che non mi sarei aspettato, che è bellissima per un tifoso dell'Inter, perché mi dice: praticamente alla Juventus ho vinto tutto bello, ma all'Inter mi sono sentito veramente un allenatore, cioè sfidarsi con una realtà che non ti proteggeva come era quella juventina. E lì invece ha capito che era bravo. Diciamo che non fu una partenza subito così, diciamo, no, i primi due anni abbastanza difficili, anche se il primo, con un organico nettamente inferiore a quello del Napoli che si laureò campione d'Italia, arrivò terza all'Inter, e ricordiamo gli infortuni eccellenti di Altobelli e Rummenigge nelle ultime giornate, che impedirono molto la cavalcata. Secondo anno male, però poi, e anche questo è scritto nel libro, c'era un segreto. Il segreto era che Trapattoni e Pellegrini avevano scritto su un foglietto, che Trapattoni ancora conserva a casa sua, e i giocatori che sarebbero serviti per vincere lo scudetto e quando sarebbe arrivato questo scudetto. Nel foglietto lui mi ha giurato, e c'è scritto: al terzo anno lo vinciamo con questi qua, che poi sono arrivati. Manco Giugascasella. così precise. Qual è secondo te la forza, l'incredibile forza di Trapattoni? Sappiamo che gli appassionati di calcio si dividono tra quelli che pensano che l'allenatore sia, insomma, così, quasi un elemento collaterale, importante avere una buona squadra. Poi in realtà la storia del calcio ci racconta che anche con giocatori straordinari, se non c'è un ottimo allenatore, secondo me, più hai giocatori forti e più è difficile il compito per gestirli. Devi essere bravo, perché i giocatori tendono, comunque i grandi giocatori, a metterti in un angolo, e l'allenatore permaloso è un po' invidioso dei grandi giocatori, perché pensa poi che alla fine un'eventuale vittoria non sia merito suo ma sia merito dei grandi giocatori. Quindi è difficile, ma un equilibrio particolare. Trapattoni è trasversale. Il suo grande merito è stato quello di
al di là delle filosofie di gioco che uno può sposare, di essere amato da tutti perché è una persona trasparente, persona onesta. Lui viene all'Inter dopo aver allenato la Juventus e dopo aversi allenato nel Milan. Dopo un minuto era l'idolo dei tifosi dell'Inter. Ci sarà un motivo che va al di là poi delle cose di campo. Quando una persona si spende bene perché è onesto ed è leale con tutti, specialmente nello sport, alla fine paga. Senti, ci ha detto che ti sei avvicinato all'Inter soprattutto ammaliato dai dribbling di un certo Mazzola. Ti facciamo una sorpresa perché è in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio. Salve, buongiorno a voi. Ciao Sandro, ciao ciao. Allora, ciao. Dribbling di Mazzola che hanno fatto innamorare Maurizio Pizzoferrato dell'Inter, ma in realtà molti italiani del calcio in generale. Insomma, un ricordo personale di Mazzola di Trapattoni. Che persona era? Ma il ricordo personale è stato il mio primo derby, che a un certo punto, di solito io giocavo col numero 8, ma allora l'8 era solitamente un centrocampista, io invece venivo giocavo davanti insieme al centravanti, al numero 9. Si chiamava mezzala di punta. Mezzala di punta. Ruoli che non esistono più. No, e io mi ricordo che nel preparare la partita il dubbio del nostro allenatore, il grande, il mago Elenio Herrera, era se mi veniva a marcare il terzino o se mi veniva a marcare Trapattoni. Ed io, così un po' ragazzo presuntuoso, dicevo: ma Trapattoni di solito marca Eusebio, marca Pelé, marca i più bravi, e mi metteranno Trapattoni. Invece, una volta entrato in campo, palla nostra da battere, vedo che il numero 3 si sposta e viene in centro. E allora dico: no, ma allora Rocco, l'allenatore del Milan, non mi ha considerato uno molto bravo e non mi mette Trapattoni. E palla al centro, tocchiamo noi la palla 4 volte, io faccio gol e poi guardo verso la panchina di Trapattoni, come di la panchina di Rocco, come per dirgli: hai visto che hai sbagliato? E vedo che lui in quel momento chiama Trapattoni e gli indica di venire a marcare me. A quel punto ero contento, il problema è che dopo non l'ho più toccata con Trapattoni la palla per tutta la partita, perché era fortissimo. Lui era un gran marcatore. Sandro, ti voglio dire una cosa io. Trapattoni all'Inter, io nel libro ho scritto che arrivava il nemico dal volto umano, perché dal 10 anni di Juve nasce nel Milan come calciatore, però dopo un po' conquistato quelli che erano i tifosi dell'Inter, l'ambiente Inter. Io penso che la virtù principale, al di là dei meriti di campo, sia questa schiettezza, questa trasparenza, questa onestà, questa umiltà anche che ha Trapattoni. Tu sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, era stimato da tutti Giovanni, perché non snobbava mai l'avversario, dava importanza all'avversario, poi lo sapeva marcare, sapeva imbrigliarlo, eccetera, però non aveva mai un'uscita che era contro l'avversario, e questo era un merito che gli riconoscevamo tutti, giocatori e anche altri allenatori. Certo, sappiamo bene poi del carattere, no, di Trapattoni, e soprattutto Trapattoni quando si arrabbia, l'ha fatto in alcune occasioni, alcune sono entrate proprio nella storia, diciamo, recente del calcio, beh, insomma, le mandava a dire in maniera anche in tedesco. Sentiamoci questo momento che è entrato nella storia, insomma, sentiamo. Vabbè, chissà, mi spiele für die italienes Meisters. Struns, ich zweier Rias gespielt sein Spiel. Ich immer verletzt. Was erlaubt Struns? Conferenza stampa, Trapattoni contro gli intoccabili giocatori del Bayern di Monaco. Sì, Struns, sì, me la ricordo quella scena. Era così anche negli spogliatoi, ogni tanto si arrabbiava? Sì, sì, anche negli spogliatoi era la stessa cosa. Era uno che voleva sempre l'attenzione, la partecipazione di tutti. Certo, sentiamo un altro momento, un'altra delle frasi, cioè, perché insomma Trapattoni è anche stato soprattutto un allenatore internazionale, con la lingua se la cavava, laddove non arrivava con la sua propria linguaggio riusciva a farsi capire. Sappiamo quanto è difficile ad esempio tradurre i proverbi che qui da noi magari sono famosi in un'altra lingua, lui qui in inglese ci ha provato, sentiamo. In Italy it's other meaning but it's same, I say be careful the cat, not say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Questa è fantastica. Altre delle frasi che ormai diventate, sì, celebri, sì, di Trapattoni.
Ringraziamo Mazzola per essere stato con noi, grazie ancora. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao Sandro, grazie. Ciao. Senti, questo libro è un libro anche molto fotografico. Molto fotografico. In cui si possono avventurare, per dire, anche gli ignoranti, gli analfabeti del calcio come la sottoscritta. Ecco, le foto da dove vengono? Vengono da due bravissimi fotografi, Bartoletti e Liverani. Uno, il primo lavora sulla piazza di Roma, il secondo sulla piazza di Milano, che hanno così spulciato nel loro archivio e hanno ritrovato queste foto che comunque sono datate, perché si parla di, della stagione 80, dall'86 al 91, perché è il quinquennio trapattoniano. Alcune sono anche in bianco e nero, ci sono addirittura belle foto in bianco e nero della festa dei tifosi del tempo. Allora non si andava in giro col pullman scoperto dopo lo scudetto, c'era la spontaneità di piazza. Scendere per strada da casa. Scendere per strada e festeggiare. Come avviene anche adesso, per adesso c'è la squadra sul pullman, è abbastanza tutto, diciamo, coordinato anche in sede di festeggiamento. Là, come quello che succedeva, e ci sono belle foto che testimoniano. E poi ci sono le foto dei protagonisti del tempo, con il Trapp in testa, con il presidente allora Pellegrini, e i tedeschi, anche foto non proprio istituzionali di campo, ma foto con questi giocatori in borghese, durante serate, gli sguardi un po' diversi da quelli istituzionali del campo. Insomma, desiderati dalle donne così come lo sono oggi i giocatori di calcio? O un po' prima, meno? Ancora prima, no, prima era ancora... Ancora di più? Molto di più, molto di più di oggi. Adesso così è... Però prima veramente loro vivevano solo per quello, oltre a giocare, anche perché poi vabbè, cioè, prima i giocatori erano diversi, si sposavano molto giovani perché i presidenti li obbligavano a questo, in quanto pensavano che così mettessero la testa a posto, e le donne, le mogli dei giocatori erano delle sconosciute, proprio non si sapeva, certo. Cioè non c'era la velina, la cosa. Sì. Poi loro facevano le cose loro, ma ci sono degli aneddoti rispetto che non si possono raccontare in diretta, rispetto anche a Mondiali del 70, perché non fu convocato un giocatore piuttosto che un altro, insomma, che chissà sa, non si possono dire. Sono... In privato. Ma adesso poi ti chiediamo in privato, quanto c'è della rivalità rispetto al Milan raccontata anche in questo... C'è molto, perché a parte la rivalità, quella proprio per statuto che c'è tra un interista e un milanista, là c'era una rivalità di gioco, di idee. Il Milan di Sacchi è stata io lo chiamo l'eretico nel libro, perché è stato appunto l'allenatore che ha costretto con una squadra italiana a il Real Madrid nella propria metà campo per quasi 90 minuti, quindi c'era questo stravolgimento del gioco che andava proprio a cozzare invece con l'idea del Trapp, che si basava tutto sulle individualità, sull'organizzazione, ma sul catenaccio e contropiede praticamente. Sì, anche più Trapp o più Sacchi, diciamo, dal punto di vista... Sono trapattoniano e penso che Sacchi però sia stato veramente grandioso con quella squadra. Penso che Sacchi sia stato rovinato dal sacchismo, da chi ha voluto imitarlo, dal talebano del calcio in questo senso, come sta avvenendo anche adesso tra Mourinho e Guardiola. Certo. Il calcio non ha una cosa sola, ha due tipi di o tre tipi di gioco molto belli. Quelli di Trapattoni e quelli di Sacchi erano due tipi di giocare a calcio vincenti, poi uno sceglie quello che gli piace di più. Esteticamente probabilmente era più bello quello di Sacchi, però Sacchi ha vinto uno scudetto solo e Trapattoni nei derby vinceva spesso, quindi a seconda del gusto. Però dire è quello il calcio, l'altro non è calcio, secondo me è sbagliato. Allora, ricordiamo la casa editrice Ultrasport Castelvecchi. Sì, è Castelvecchi editore, collana Ultrasport, anche se permettetemi di dire una cosa, in pratica questo libro nasce dalla richiesta di Enrico Mattesini, l'ex fondatore di Limina, casa editrice, che ha visto anche libri importanti come quello di Nando Dalla Chiesa su Gigi Meroni. Purtroppo Enrico è scomparso nel novembre scorso e praticamente il materiale, il testo, le foto sono state raccolte da loro, e poi Castelvecchi e Collana Ultra l'ha praticamente raccolto, l'ha stampato e ha permesso l'uscita di questo libro.